L'ASL di Teramo ha presentato oggi il progetto dei camper sanitari che mira a garantire una maggiore assistenza sul territorio, in particolare per le aree interne svantaggiate della provincia. Si tratta di 3 ambulatori mobili dotati di attrezzature mediche e personale qualificato che si sposteranno tra 11 comuni offrendo visite ambulatoriali gratuite ai residenti. È il progetto di prossimità che stiamo mettendo in campo col PNRR. Con tutte le attività, le case comunità, casa salute, ospedali comunità che stiamo facendo. Soprattutto in questo modo andiamo direttamente nel territorio dei cittadini, nelle aree dell'entroterra, nelle aree più disagiate orograficamente che hanno appunto dei disagi e che quindi sentono la presenza dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio. E vedrà la presenza costante settimanale di questo camper che darà tutta una serie di assistenza che oggi riguarderà appunto ecografie, visite cardiologiche, dopodiché di volta in volta può essere implementata in base alle esigenze del territorio. I camper sanitari saranno operativi a partire da lunedì 29 gennaio e copriranno 3 macroaree. Il progetto è stato reso possibile grazie al consorzio Punto Europa che ha facilitato l'accesso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Unione Europea. Diciamo l'Europa che si fa concreta, visibile, misurabile, che va vicino ai territori, alle esigenze delle realtà più disagiate in termini di viabilità, di servizi e anche, se vogliamo, di attenzione della pubblica amministrazione. Sono risorse importanti, oltre 2 milioni di euro, e soprattutto sono misurabili attraverso un'efficienza dell'amministrazione della ASL che ha fatto partire questo progetto terzo in Italia dell'Agenzia della Coesione Territoriale. Sono fondi europei, sì, ma che poi li possiamo misurare attraverso i servizi. E devo dire, siamo molto orgogliosi anche come Consorzio Punto Europa perché abbiamo segnalato noi il bando alla ASL, l'abbiamo curato, l'abbiamo realizzato, l'abbiamo scritto in sinergia con tutta la struttura, dal direttore di Giosia fino al direttore Profeta con cui ci siamo interfacciati quotidianamente. Oggi un bel risultato che va a vantaggio della provincia di Teramo, ma anche dell'Abruzzo.